L'approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo TARES, ovviamente anche questo riguarda una materia dolorosa perché viene che bada questo nuovo tributo che di fatto era la vecchia TARSU, sarà un grosso impegno per tutte le famiglie italiane e nella fattispecie del comune di Ossimo. Il regolamento che stiamo approvando è sostanzialmente quello proposto dall'Unione dei Comuni e diciamo che al di là di alcune specifiche legate al territorio ripercorre quello che è stato proposto dall'Unione dei Comuni. Abbiamo avuto modo e tempo di guardarcelo, di vederlo e quindi credo che non serva nemmeno riguardare il tutto, anche perché comunque poi viene preso dalla legge nazionale, così come ce l'ha proposto il governo. Sappiamo già che l'anno prossimo non sarà più applicabile perché verrà Sì, istituito dalla da una nuova service tax. servizi e quindi la. E quindi è una cosa giusto per quest'anno che tra l'altro servirà per i prossimi mesi perché noi raccoglieremo in due rate, almeno due rate, in tutto il tributo del 2013 e portandoci diciamo alla pari con gli anni finanziari con l'anno in corso. Cosa voglio dire? Di solito la TARSU veniva pagata l'anno dopo rispetto al bilancio o l'anno che stavamo vivendo, mentre invece la TARES si impone che entro l'anno solare si raccolga quello che viene speso per la raccolta dei rifiuti nell'anno in corso. Spenderemo circa 150, No, 159 159. mila euro e avrete 50 di recuperarli tutti attraverso l'imposta. Quindi questi 159 mila euro vengono suddivisi parte tra le famiglie, parte tra le attività commerciali con delle aliquote diverse, insomma. E la novità è che indipendentemente, o meglio, per la stessa superficie di unità immobiliare di appartamento è diversa l'applicazione se l'appartamento è abitato da una persona piuttosto che da due, da tre o da quattro, insomma. A seconda del numero familiare, l'imposizione cambia perché si presuppone una maggiore produzione di rifiuti sul corpo. Concettualmente può avere una sua validità, ma dopo all'applicazione pratica corrisponde tutta una serie di complicazioni, ovviamente, perché chi è registrato all'anagrafe come residente è abbastanza facile da controllare. Per quanto riguarda le case sfitte, le case a disposizione per la realizzatura, tutto ci viene applicato sostanzialmente con il vecchio metodo delle superfici, però parametrizzato, se la superficie supera un certo valore si presuppone che l'appartamento abbia più occupanti e così via. È tutto un lavoro anche qua che vale per una stagione, quindi anche tutte queste variazioni di normative continue comportano spese per la rimodulazione degli attributi, del software, per gli uffici che perdono tempo a ristudiarsene. Gli amministratori sono gratis, ma anche loro hanno un po' di impegni da mettere. Torniamo a quello che dicevamo prima, insomma, avremo bisogno di alcune certezze in più. Solo perché le cattive notizie non vengono mai da sole, ovviamente al di là dei 159 mila euro che è il piano finanziario della raccolta rifiuti previsto dall'azienda che compie il servizio, effettua il servizio nel comune di Ossimo, a questo ovviamente va applicato i famosi 30 centesimi per metro quadrato.
Stato esige nel momento di versamento, dunque i contribuenti oltre a questo si troveranno in base alle loro schede catastali 30 centesimi di euro al metro quadro in più. Dunque credo che non ha bisogno di commenti. Su questo quello che possiamo fare noi come amministratori, indipendentemente dal fatto che sta roba cambierà ancora, però diciamo, i concetti probabilmente saranno quelli, e trovare il sistema per implementare la raccolta differenziata, per esempio, questo abbasserebbe i costi del servizio, anche se non in maniera poi così evidente, però noi stiamo raccogliendo il 24%. Neanche 23,6%. Voglio dire, non siamo in Congo, in Lombardia, raccogliendo il differenziato 23% di quello che abbiamo prodotto. È veramente. Rispetto a 65%, perché 65%. Cosa? Quello che impone la decisione. Ah, sì. Cioè, siamo lontani anni luce, ma siamo anche tra i comuni della provincia che raccolgono, sono sotto la media provinciale, noi pensiamo di essere. Unica precisazione su questo, c'è un'azienda incaricata direttamente da Valle Esamonica Servizi che sta studiando il modo per poter aumentare questa raccolta differenziata. Questa azienda viene da Ponte dell'Alpi, che è il famoso comune che riesce a raccogliere il 96% di raccolta differenziata. Sta facendo una serie di studi presso i nostri comuni e diciamo che l'obiettivo è quello di non dico arrivare al 96%, ma avvicinarci. Questo potrebbe comportare il passaggio della raccolta differenziata su tutti i rifiuti, anche se sarà graduale, però diciamo che sarà il futuro per arrivare ad una raccolta del genere. Ovviamente ci dovrà essere una campagna di sensibilizzazione piuttosto che anche un controllo di ciò che farà, perché ovviamente i primi mesi saranno difficili, ma ovviamente questo percorso e questo passaggio verrà costruito di comune accordo sia con l'amministrazione che con l'azienda che effettua il servizio, anche sulla base delle esperienze di questi comuni che sono grandi di ciclo. Una domanda e un'osservazione. Tempistiche non lo sai. Si presume nei prossimi anni. Anni. Anche perché logicamente per poter effettuare un lavoro di questo genere l'azienda si deve attrezzare. E oggi compiere certi investimenti comporta logicamente anche impegni finanziari e economici, che poi tra le altre cose, essendo l'azienda nostra di tutti i comuni, ricade ancora una volta sui comuni. E l'osservazione è bastone carota, ovvero la sensibilizzazione va bene, però purtroppo tante volte serve poco nulla, cioè cercare di trovare un modo che dà dei reali vantaggi a chi riciclo, cioè riciclo, vedo un'effettiva diminuzione della bolletta, non riciclo, vedo un effettivo aumento. Anche sicuramente, esatto questo che intendo, cioè tu Roberto ricicli, pagavi 100, all'anno dopo paghi 90, quindi 10 euro di meno, io non riciclo, sono un... pago 120, cioè trovare un modo, tanto bastone carota, di modo che si vada a incentivare realmente la gente a riciclare. All'interno dell'Unione, soprattutto l'amministrazione di Vienno sta cercando di diventare amministrazione pilota per quella che possiamo chiamare raccolta puntuale, con ovviamente un tributo che viene commisurato secondo della differenziata che ogni utente farà. Dunque, ogni utente pagherà in base a quanto ricicla. Cioè l'obiettivo finale è questo. Però ovviamente per far questo vuol dire che tutte
tutte le famiglie devono essere dotate di cassonetti. Ogni volta che viene il cassonetto ci deve essere un operatore che legge con il quello, bisogna fare il controllo, va pesato singolarmente. Tutti questi passaggi, oltre che ad avere un costo in tempo di tempo, di tempistica, ovviamente ha dei costi esagerati, di formazione di personale, cioè due sono le strade, o potremmo dire ok, ci limitiamo di verosimile e facciamo tutto quello che c'è da fare, oppure studiamo la maniera più adeguata per arrivare al più in meno tempo possibile, però dotandoci basse le... Ecco, questo è l'obiettivo, e diciamo che Domenichini, il Presidente dell'Unione, si sta adoperando proprio perché si arrivi celermente a questa cosa. Cioè diciamo che l'obiettivo c'è, ci vuole pazienza. Però una considerazione amara è che nella nostra gente non è ancora entrata l'ottica della separazione, forse manca anche un insegnamento, cioè manca anche la spiegazione, perché se guardiamo lo packaging, diciamo il confezionamento delle merci, così c'è una varietà abbastanza ampia, dal tetrapack al polistirolo. Allora, questa roba qua dove va? La carta del mulino bianco degli scocchi dove va? È carta, è plastica, è alluminio, un po' di tutto forse, ma è riciclata, non è riciclata. Allora, questa roba qua come si differenzia, la raccolgono? Se tu hai uso intero di plastica per me, stai misurando che è un metro per cosa di varie carboniche serviti, te lo lascia lì. È una super plastica, no? Allora, capire anche la gente che vuole farlo, capire esattamente quale cose possono essere messe in una maniera dove si fa, c'è un'ignoranza su questo, un'ignoranza non diciamo dolosa, nel senso che risolve, butta tutto assieme. È un anno che faccio differenziata, è un anno che tutti siamo tornati a investire qualcosa, perché sbaglio sempre, comunque capito chi va. Ecco, su questo magari qualche passo lo possiamo fare con vari comuni di servizi, magari che vengono, non so, spiegare nelle scuole ai bambini, se i bambini cominciano a, come fanno i genitori per volere la cartellina degli aerotipi, piuttosto capire bene anche queste cose qua, e poi non so, un volantino dove la spieghiamo, qualcosa c'è stato, dovremmo spiegarlo anche noi, insomma, sì. Nel senso che... diciamo che il progetto prevede anche questo, è un passaggio culturale oltre che poi fisico e anche con un riscontro economico. E poi abbiamo l'annoso problema dei rifiuti, degli inerti, insomma, inerti per costruzione. Uno cambia, allora si è rotto il tubo dell'arco per cambiare quattro piastrelle, così c'è tre tipi di materiale, dove cassonetto per questo materiale peso come 50 kg di roba o 100 kg di cose che paghiamo come rifiuti solidi urbani, quindi è una tariffa di 1 euro per cosa al chilo. Pazzesco. Mentre la roba lì, se avessi un posto dove metterla controllata, sarebbe una grossa risorsa. E anche su questo, purtroppo dai nostri vicini di Bologna non è ancora arrivata nessuna buona notizia rispetto al discorso dell'isola ecologica, che stiamo chiedendo ormai da 2 anni, 21 agosto, sono 2 anni. Nemmeno con questa nuova amministrazione abbiamo avuto segnali concreti, nel senso che con grande disponibilità, però di passi concreti non andiamo ancora. E questo è un altro discorso, sempre che riguarda poi le nostre benedette tariffe. Se invece raccogliere 160.000 euro dovessimo raccogliere 140.000, per 20 lì sono sempre
meccanismo che rimane in tasca di ogni cittadino, magari stanno poco. Altre osservazioni favorevoli? Sei? Nessuno. Immediatamente, se non fa vita, favorevoli?